Nell'edicola CNU incontriamo ancora una volta il magnifico rettore Ciro Attaianese, che ringraziamo. L'abbiamo distratta dall'inizio di questo convegno e al quale facciamo i complimenti per l'incarico ricevuto ieri a Roma. Sicuramente porterà in alto anche il nome della città di Cassino, oltre che dell'Università degli Studi di Cassino. Detto ciò, torniamo per un attimo su quello che è l'argomento caldo di questi giorni. Questa ragazza, CUS Cassino, calcio femminile a 5, non si riesce a capire quanto è nata e com'è la situazione, però credo che... Io l'unica cosa che posso appurare dal mio punto di osservazione è se o meno la nostra iscritta risulta nei nostri elenchi, il nominativo corrisponde alla residenza. La data di nascita lì sta diventando un mistero, perché a noi sì, addirittura risulta più giovane di quanto è stata dichiarata. Se non ricordo male sarebbe nata nel maggio dell'86, però cito a memoria, certo. Veramente dovrei avere un nuovo. Io, diciamo, l'unica cosa che posso dire, perché ovviamente non spetta a noi, certo, organizzare le gare, entrare nel dettaglio, ci sono dei giudici di gara che sono preposti a questo. Se però si dovessero ravvisare gli estremi di un comportamento, ma neanche illecito, scorretto, io sono, diciamo, lo sapete, molto molto attaccato al rispetto delle regole. Certo. Questo è un comportamento del genere andrebbe gravemente sanzionato, sia nei confronti della ragazza, sia nei confronti di chi lo ha permesso. Ma io sono confidente che in qualche modo sia una bolla di sapone, di paglia, certo. Una bolla di paglia probabilmente dettata da chi non ci sta a perdere, perché noi bisogna anche un pochino saper perdere. Stiamo a vedere, lascio a voi giornalisti che siete bravissimi, gli approfondimenti successivi. Vabbè, l'importante è che portiamo la stessa linea, nel senso, se c'è stato illecito la squadra verrà ritirata. Comunque. Stamattina, a valle di un colloquio che ho avuto con uno dei suoi colleghi o con lei proprio, lo sfizio, certo, ho chiamato la responsabile del calcio e mi ha detto che non loro non si sono ritirati, neanche questo potrebbe essere oggetto. Magari del va bene, non le rubiamo altro tempo, la incontreremo ancora in questi giorni e buon lavoro e buon convegno, grazie.